soldati che stanno partendo per Soglio. Noi, sì. Noi invece ormai Fabio, vedi che sta girando la bolla termica? Sì. Una bollettina. Però non è che proprio venga giù di colpo, sai? No, Maurizio sta lavorando benino, no? Sì. Sta lavorando benino, sì. No. Direi che con un po' di buona volontà. Chi è Renato al telefono? Charlie. Allora digli che magari. Ho capito. No, vabbè, ti sappiamo dire qualcosa più tardi. Questo è l'atterraggio di Cadelmonte. Fabio che sbadiglia. Buongiorno. Vedi che non c'è caldo, c'è freddo, dai. Sì, abbiamo anche notizie da primo piano. Se lo sapevo mi facevo la barba. Una volta ogni tanto ti conveniva, guarda. Ecco l'atterraggio, con Renato che parla con Charlie. E adesso aspettiamo l'atterraggio di Maurizio. Però guarda che mantiene. Sono andati tutti via dicendo che non va bene, però noi stiamo vedendo in questo momento Maurizio che sta su, che si lavora. Anche un poletto così sì, si può fare. Sì. Però noi siamo in tre, in quattro anzi. Ok, va bene. Ma guarda, secondo me le condizioni devono migliorare, perché sai, a Cadelmonte il sole incomincia a far sentire i suoi effetti. Bravo, esattamente, sì. Ok. Va bene, dai. Ok, ciao. Ciao. Sì, saluto tutti, ciao. Per chiudere il centrale? Ma dovrebbe spegnersi da solo. Ok. Ma dai, buttalo via. Prima, c'è un po' di incongruenza. Quindi vuol dire che questo atterraggio è sotto vento? No, questo atterraggio... Perché il vento arriva da là, Una manica vento seria, guarda. Sì, ma il vento arriva da dove... Ecco, nel punto dove dice adesso la manica vento, arriva da là. Quindi vuol dire che l'atterraggio è sotto vento. Ah beh, momento, se vuoi proprio, c'è un bellissimo atterraggio lassù. Ah sì? Sì. Ah. Se vogliamo metterci... Aspetta, aspettiamo ancora due minuti, dai, vediamo. Quindi da qua fanno quote importanti? Allora lasciami stare che sto riprendendo, poi ti parlo dopo. Quando filmo io, filmo. Hai tagliato cappelli, tagliato la barba, cosa sì. Hai fatto? Hai tagliato tutto? Tutta da Tony Ciuffetto. Che parlava estasiato, che tutte le volte che andava dalla parrucchiera gli faceva un massaggio sulla nuca, che lui si estasiava, no? Mi raccontava, guarda che te li lava con un modo, e lui mi ha confermato e ci sono andato in bicicletta l'altro ieri. A Genova? Sì, a Genova Est. E... sono due ragazze. Giovani? Una sì, decisamente, l'altra la titolare ha qualche annetto di più e mi ha tagliato lei i capelli, mi ha fatto... È vero questo massaggio che ti fa? Sì, è vero, sì. È vero. E il conto? Il conto 10 euro. Vabbè. Veniva, sai che c'avevo dei capelli io che c'era un mucchio così di roba per terra. Era anche tanto che non me li lavavo, oltretutto. Vabbè. Quindi se l'è proprio guadagnati. Ma ti ho detto qua... Ah sì? Si vede che ci ha tenuto d'occhio perché ha capito che è la macchina, la tua. E la macchina l'ha vista? Se contro sole così non fa un baffo? Io lo vedo bene. Ecco, adesso lo vedo, è un po' leggermente sotto.
saluta. Ah sì? Sì, salutalo. Si sente il vario. Ah. Ora il vento è girato, completamente. Da dove? Dovrebbe atterrare dall'altra parte. Speriamo che guardi la manica. Un po' lungo. Bravo. Ok. Ok. Guarda, io scusa. Buona. Un pochettino allegra, ma. Abbiamo visto gli altri che se ne andavano. Che se ne andavano gli altri. Va bene, qui è perché ci sono due famiglie, ciao. Due scuole di pensiero. Vabbè. Non penso abbiamo la malta. Eh sì, è vero. Che voi non avete. Sì, questo sto fenomeno qua non esiste. Sono troppo spessi? No, sono questi qui moderni, io ho quelli di pelle. Ah beh, certo. Maggior sensibilità. Invece questi qui c'è il pile dentro la plastica, dentro questo. Non senti mai niente. Fai aprire. Thank you.
Ora è un po' mollato in questo momento, eh? Devo aspettare il ciclo che si appoggi qui qualcosa. Si centrerebbe adesso da come si mette. Si appoggia qualcosa. Sembrerebbe. Qui vediamo Fabio che segna il territorio come i cani o i gatti. Tanto Renato procede nella preparazione. Qui c'è Marianna in versione polare. E Maurizio pronto a partire. Decollo nuovo di Cadelmonte Brignano. Fabio, non stare attaccato qua, vedi? Che lui esce subito fuori. Come mai? Perché qui non stai su in dinamica. Ah. Qui devi andare a cercare la bolla termica. Anche prima, hai visto che lui era più o meno sopra quelle case che comincia a girare in 360. Perché pensavo che la termica fosse scavalciata verso il monte e facesse anche... No, guarda, eccola lì, guarda. Vedi che sale? Vedi dov'è? Devi andare lì. E li fa le 360. Qui a casa, se perdi lì, c'è la natura. Se perdi lì, piano piano vai in atterraggio. Sì, che sono anche abbastanza ampi i 360 lì. Renato? Sì? Quando sei pronto me lo dici, eh?
Fabio, vai un po' dagli una mano. Ok! È così laterale? Che ti metti di qua? Meno laterale di quello che pensavi. C'è poco Renato adesso, c'è proprio poco, eh. E da qua dove arrivano da qua? Come? Da qua, dov'è che arrivano? Rucas, Rucas è montoso. Sta arrivando Renato. Cerca di essere determinato, eh? In che senso? Non ti spaventare subito. Per che cosa? Ma tu firma.
cerca di muovere la cinepresa più lentamente che puoi. Sì. Tenila più ferma che puoi. L'importante è quello. Dove è finito quell'altro? Eh? Dove è finito? Oh, dai, dai! Ma senti, ma se arrivo là posso anche andare a tirare in un'altra parte? Dove vuoi? Poi c'è il telefono, ci veniamo a prendere. Ok. No, così, tanto ho fatto un corso. Certo. Intanto mi sa che... ma... io la prima volta cercherò di atterrare giù. Poi, quando tornerai... poi fai come vuoi. Io sta come sono le condizioni. Comunque, lungo quella... non è che si può dominare il freddo, eh. Io l'altra volta a Monterosso sono atterrato per il freddo. Stavo un freddo alle mani, non ne potevo più. Anch'io. Oh, non è che si può resistere più di tanto. Adesso ho cambiato guanti, ma... radio non c'è mai? Sì. Trovati bene, trovati bene, tirala su, attento che si gira, tira giù. È girata a 90 gradi. Lo so, però non hai tirato per niente. Vai, 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 vai! Che ha capito, vedi? Eh sì. Ha beccato la termica.
foto d'attacco, per favore. Sì. Siamo un po' d'aria. Arriva. Poca. Sì, arriva. Eccoli qua, tutti in volo e io solo al decollo. Aldo, Fabio. Ciao! Ho atterrato dalla macchina! Ho visto! Chi è che ha atterrato? E c'è da stare attenti perché ogni tanto vengono dentro a nord diverso strade. Quindi se sentite tanto va più poco per scendere. E anche qui, a furia di andare avanti e indietro, il consiglio che vi do è prendetevi uno termico e prendete quota. Non sempre questo. Qui. No, perché bene perché... Che io va freddo? Non c'è chi sta verso volare. Una bella mano, vi dico. Mi dai mica un occhio? Secondo, poi dopo riprendiamo. Ecco, lì avanti, vedi dove vedi? Da lì in avanti si sale dappertutto senza problemi. Lo vedi come va su bene? Gli altri che si staccano l'avanti, no? E vengono su. Allora
cavalli. Non vengono su proprio così. Ah. Siccome sono belle forti, riescono a toccare tutti gli strati. Riprendi che c'è Ezio che fila tutte le volte la sua vela. La fila? Sì, adesso facciamo un corso di cucito di rammendo. Cosa? Se non ci prendiamo per il culo non stiamo bene. Facciamo un lavoro di cucito di rammendo per tutti quelli. Ti dirò che fa ancora freddo, eh? Porca miseria, sento l'aria gelida. Beh sì, l'aria fredda. Ciao! Allora prendermi un bacio da catta, abbiate pazienza, non so. Caterina che e ci vuole. Come va? Avete già volato? No, oggi no. Ti trovate adesso? Prendila. Hai girato come mai? Hai girato? Sì. Come hai fatto ieri sera? E oggi vedi che c'è qualcosa che non va. Ma anche a me un po' mi ha girato, quando l'ho gonfiata. Ma tu vai a vedere le freccette, se mi hai detto. E come va giù adesso quello là, guarda. Minchia che buco. Aspetta, va, sento dei tac-tac. C'è più vento di prima, prima ce n'era meno quando sono partito io. Pensa che sono senza giacca. E non c'è freddo. E devo filmare adesso, poi mi... È sopra l'atterraggio, guarda. Un po' al centro? C'è anche la luce giusta. Credo. C'è un tab.
Sì, hanno un club qua, ma non ho ben capito come si chiama, cosa... E dalla mano allenato? Che è là che è già imbragato, che vuol fare... Thank you.
insomma esci ma sulla destra poi. Ecco, dai, vai! No, non vicino sulla destra, sono un po' lontano. Sì, poi... no, volevo far decollare l'uncino! No, 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 vai, vai! Ma no, ma fai te, che io non mi piace. Maurizio! Guarda dove sta tirando Renato! No, no, è ancora alto, sembra! Cioè, vedo l'ombra! No, 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 è ancora alto! Guarda. Vedo l'ombra, vedo l'ombra! Lento, ma è ancora alto! È atterrato adesso! No, allora c'è da giù! Eh sì, c'era l'ombra bassa, te l'ho detto! È atterrato lì perché non voleva andare sotto vento, capito? Per il resto cosa racconti? Ci ho dato un dischetto in macchina, ricordati. Che me lo sono portato dietro, dico così se lo vedo. Anche noi quest'anno abbiamo fatto gennaio zero, voi siete riusciti a fare qualcosa? Quattro voli. Ecco i piloti che dopo aver visto il volo di Renato stanno tutti a aspettare. Riccardo! Poi ve lo passi fino a qui. Sì, sì. Là siamo un po' sotto vento qua, però cioè, se vuoi, se no non so cosa dire. Adesso parte gli scherzi. Conte la francese, no? Conte la francese, poi ti giri, la controlli e parte. Che buono. Chi è Riccardo? Danno così ancora per 10 giorni, sentito? Cioè che va bene per soglio, magari poi andrò a fare un giro. Allora domani vuole andare a fare una ciascuna. Ma Val d'Aosta o a tagliare di qua limone Piemonte, perché dicono che è bello anche lì. Hai detto prendesti lì. Un pelo. Perché trovi il vento di caduta è un pelo. Eravamo ai... Buonissima, corri come un... No, 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 no. Se vuoi, giocare un po'. C'era un filo di vento, Carlo, niente di male, oh. Si chiama Ezio, Carlo, Ezio. Adesso poi l'apriamo. Mister Rotore, eh? Sei sicuro?
solo che non devi darvi un attimo un imbrago da far passare. Miro. Secondo me. Tutte le scadate che vengono fuori da parte di tutti. Due capi però, eh. Vabbè, ma non sei sul tratto. Sì, no? Comunque è bello perché la scena che dice il tuo amico è quando lui non può cambiare la vita e deve far. Ma se molla di corpo e riesce ad uscire le termiche le trovi. Cioè, è che bello, il bello del 3D è quello. Sì, lo so perché è bello, ma non mi sei addosso. Ma di che cosa? Perché là ormai è una pezza qui, ma un po' schiacciata giù là, perché la dietro. Sì, sì, sì. Là comincia, già sente, là, noi siamo a 680. Il castello. Renato, non voglio influenzarti, ma secondo me se riesci ad arrivare di là a serra sali. Stando largo, dici di no? Non lo faccio più la manovra di prima. No, non vicino, eh. Però se vai verso sera secondo me ne trovi di lì. Si vede la scena. Dici che devi salire da est? O di lì o... Sì, no. Sì. Ma non è che devi aspettare una... ...la lava per scappare da lì. Ma sì, si deve aspettare. E 10 anni dopo... Ferma, ferma! Cioè, meno che la trama di questa qua è praticamente che lui nasce al contrario. Al posto di nascere neonato, nasce vecchio. Quindi... Buono. Vai! Sinistra, sinistra, sinistra! Vai, vai! Un uomo, un'ala! Magari poi la trovi, è in mezzo. Dovrebbe andare via. Dire, me la brucio fuori, quello che trovo. Tira dritto in valle! Non ho messo il vento, non so come mai ha fatto quella virata lì. Messo di sale. Un po' più discendente della Madonna, ma che no? No, sale qui. Ma a me mi sembra che sia. Un po' più sul paese sale. Adesso è lì. È meno uno lì. Niente, niente, niente. Quando è così è togliete anche di qua, perché comunque non trovi da risalire da lì. Prendendo tutto verso il Brignano e tutto quello che trovi quello portato di là dalla parte. Ecco che l'ha trovata qualcosa, guarda. Adesso su dove sì, sì. Almeno il viaggio non si siamo siete fatti per fare. State sulle funzioni un po'? Ma io poco perché avevo male le dita dal freddo. Pensavo che avrebbe ballato un pochettino, invece non balla. Ma no, no, perché non è il distacco. Scorso di ballare puoi ballare da qua arrivare fino a là come parli di vista, ma poi dopo sei aperto, solo che hai visto niente che ti paga gli affetti. Però per trovare la termina. Allora domani verremo qua? Questa sera guardo ancora gli aggiornamenti delle previsioni della famiglia. Vado là, sono andato a trovare qualcosa. Poi tanto non l'hai più fatto. Ho pensato che fosse stato più ballerino, invece. Il sito della regione Lombardia, no, Lombardia. Si chiama regione, come si chiama? Meteo Lombardo, Ostrica, lì l'ha beccata bene, se riesce a dove se l'ha giocata il volo di prima. Ma era qui che dovevi insistere.
cioè andarci subito senza dover tornare indietro. E quando scarrocciano i becchi di sopra, adesso è fuori. Zero, meno uno. Cioè, dai, rimando nel mondo. Devo volare ancora. Sì, almeno voi un volo se lo siete fatti, ragazzi. Ne ho fatti due. Io volevo farne uno, almeno ho detto faccio un volo alle tre, neanche con lì. Guarda che si sta girando di qua. Prendi. Si è fatto salto un bel volo che mi vuole farlo anch'io. No, adesso parte gli scherzi, guarda quel fumo là da che parte arriva adesso. È girato, eh? È girato, sì, sì. Sta entrando da nord, nord. Chiamiamolo nord. Se viene molto di più dalla Val Curone, si appoggiano ancora qua. Ho sporcato tutta la vela. Adesso l'ho piegato. Devi telefonare a Chiara. Questo arriverà, eh? Una 2 metri all'arrivo, cose buone, atterrato, perfetto. Quasi la batteria è esaurita. Buonissimo, corri come un matto! C'è freddo.